Bentornati qua su Football Manager 2023 con il nostro Bari. Allora, ci ho ripensato. E perché, vi chiederete? Perché parlando con molti di voi e ragionando un attimo, ho capito che cambiare ora modulo sarebbe controproducente, perché i giocatori dovrebbero riabituarsi al modulo nuovo e questo vorrebbe dire non ricevere risultati sperati perché non c'è intesa tra i giocatori visto il nuovo modulo, perché ci vuole tempo a assimilarlo. Quindi cosa ho deciso di fare? Di tornare al vecchio modulo, di provare comunque fare qualcosa di buono, speriamo bene, e ho messo comunque il gegenpress. Ok, ho messo un po' di istruzioni di squadra. Gioco al centro, imbucata a sinistra e sovrapposizione a destra perché c'è Johnson. Largo, tirate appena possibile, cercare i calci piazzati, dribblare di meno e più disciplina. Sì, perché non abbiamo giocatori al livello tipo di Milan, Juventus, Inter, Napoli, che magari c'è più creatività perché sono più forti tecnicamente. Ok, qua ho messo smista su De Fascia, il calcio alla corta, passa velocemente il portiere in possesso. Linea di difesa un pochino più bassa, perché voglio evitarmi le imbucate, ok? Quindi ho fatto qualche cambiamento. Allora, questo cosa posso fare? Ah, posso cambiare anche le istruzioni, i manuali. Sì, potrei farlo. Calci piazzati, scelta veloce. Scelta veloce. Va bene. Ok. E qua, scelta veloce. Ok. Va benissimo. Direi che non possiamo far molto di più, ragazzi, onestamente. Per come siamo messi, va bene così, va bene così. Finanze, abbiamo un po' di soldi da spendere. Al momento abbiamo fatto, vediamo un po', abbiamo forse Simic. Cosa vuol dire questa? Luca D'Andrea, ok. In entrata. E per il prossimo anno che ho preso? Nessuno? Davvero? Davvero, davvero? Vabbè, intanto andiamo avanti, vediamo questi due. Allora, Andrea ha accettato, cioè nel senso il Sassuolo ha accettato. Solo che chiede tantissimo, ragazzi. Chiede veramente tanto. Non lo so. Onestamente, per noi forse è un po' troppo. Cioè, queste cifre sono veramente molto alte per la nostra squadra, quindi insomma, ecco, va bene così, eh. Ok, Simic arriva in prestito. Simic arriva in prestito gratuitamente. Ci può stare. Rata mensile, costo futuro opzionale di 2,7 milioni. Va bene. Allora, andiamo un po'. Cosa avevo messo qua? C'è così. Allora, in scadenza abbiamo Softic, che però non ci serve. Bove, che come incontrista sarebbe forte, ma prende una fracca. Questo Malcolm Ebuwei è un giocatore che non, onestamente non lo so. Perché è vero, può crescere tanto, però ha già 23 anni, anche se qua dice che può arrivare a 4 stelle e mezzo e vale comunque 23 milioni. Boh, proviamo a fare un'offerta? Scusatemi, eh. Non prende nemmeno troppo in realtà. Cioè, di stipendio prende una fracca. Intanto vado, poi ci pensiamo.
Ecco, l'altro era questo Marshall, che questo mi ispira una fracca. Questo sì. No, che offerta. Massimo gratis me lo compro io, scusatemi, eh. Ancora incavolato, bene. Questo gym. Pure sto gym è parecchio interessante, perché può fare un po' tutto. Può fare un po' tutto, ragazzi. Jim sembra essere un bellissimo giocatore. Quindi io vorrei approfondire la questione. Lasciamo queste cose qua. 8,49. Beh, non prende neanche tanto in realtà. Nicola Siri. Che è. Cosa dell'iPhone? Nicola Siri. Allora, Nicola Siri per l'attacco. Prende pochissimo di stipendio. Ma porca miseria, però. Non vuol venire. C'è questo Isaku Abdul. No. C'è di meglio. Valerio Lugliano, portiere libero. Non mi dice niente. Edson Ceucalam. Ma Edson può arrivare a 4 stelle. È abbastanza consigliato in realtà, è giovane. È abbastanza giovane, Massimo si può sempre mandare in prestito, eh. Prende poco. Io proverei a prenderlo quantomeno. E prende veramente poco e sarebbe, cioè, con 130.000 euro me lo compro nel caso. Godwin? Raga, Godwin mi servirebbe ora. Subito mi servirebbe. Però. Godwin, è che è già 30 anni, è in calo probabilmente. Salcedo, Sabiri, Jeppe Corfitzen. No, gli altri non mi dicono niente per il momento. Procediamo, procediamo. Vediamo se arriva qualche cosa. Ok, presto di. Allora, gatto che. Vabbè. Sa che volevamo prenderlo, però. Non è andata, non è andata e non andrà. Ah, mi avete ricordato, scusatemi, ora mi viene in mente questa cosa. Nakai. Ma io Nakai credo che purtroppo abbia rinnovato. Perché da un po' che non. Anche nella lista. Scusatemi, eh. Nakai, secondo me, ha rinnovato, raga. Non c'è più nella lista in scadenza. Akuhiro Nakai, questo è forte. No, no. Ma por. Vorrebbe vedere un miglioramento delle prestazioni in campionato del Bari. Quindi questa è una cosa di fama. Mannaggia. Quindi finché non abbiamo un piazzamento più alto, Nakai non è interessato. Quindi ci penseremo più avanti. Sempre se succederà. Perché di sto passo non lo so. Però io voglio essere positivo. Ma Iliev l'avevo preso alla fine. Ma Iliev l'avevo preso. Quindi, che fai? Vieni o non vieni? Domanda, eh. William Bowling? Ma. C'è qualcuno in scadenza? Krastev? Determinazione 5, scusate, ma non ce la posso fare. Mirko Giampaolo! Questo è un predestinato, eh. Si chiama come il nostro maestro. No, allora scusate, Mirko Giampaolo. Poi Giampaolo è il cognome. Davvero? Giampaolo è il cognome. Boh. Ma che cosa devo fare?
basta! Quante cose devo fare? Ma va a fan bagno, va però. Amirko, ma che cosa devo darti? Do tutto quello che ho? Non ho capito. Vuole avere un po' troppe cose, vuole avere sto Mirko, a essere onesto. E Marshall, se ci venisse, non vuol trattare. No, no, ok. Ma perché? Aspettiamo, aspettiamo. Aspettiamo un secondo perché forse i soldi sono bloccati che sto facendo altre cose. Potrebbe essere. Perché io Marshall, raga, me lo compro a mani basse. E B-Way in procinto. Raga, onestamente prendo Marshall, cioè costa meno. Marshall, dove sei? Marshall? Marshall? Dove stai, Marshall? Fatti vedere. Ora i soldi ci stanno però, eh. Ma scusatemi, non sto capendo. Allora, Edson potrebbe andare in prestito, però questo Cross 5 non l'avevo visto. Cross 5 è un po' poco. A parte che questo monociglio qua. Però costa veramente poco, ragazzi, questo Edson. Potrebbe crescere tanto. Accetto, accetto. Tanto per 130.000 euro può fare. Massimo si rivende o si dà in prestito. Qualcosa si fa. Raga, Marshall. No, la rescissione no. In caso di retrocessione. Non lo so perché poi se lo cavo si arrabbia secondo me. Per me sì. Vedi, mo, già inizia a insospettirsi. Ma domanda, ma se lui viene? No, visto che lui viene il prossimo anno, se noi retrocediamo nel caso quest'anno, ma Marshall potrebbe comunque andarsene? Perché sto pensando il senso di questa cosa. Non è che ci frega. L'importante è che non si retrocede. Compra adesso 22.000 euro? Quasi quasi potrebbe anche servirci, eh. Però no, non. No, scusate. Me lo compro adesso? No! Marshall, no! Non ci credo, ho attivato la clausola di prolungamento automatico presente nel contratto. E però. Non è giusto. Questo era un colpaccio, raga, eh. Questo era un colpaccio, ma questo era un colpo incredibile. Cioè. Ma di cosa vogliamo parlare? No, io sono senza parole. Sono senza parole. Simic è pronto al prestito. Ma Simic, ma ci serve? No, perché mo dobbiamo fare le cose fatte bene. Abbiamo Sala, Corbo, Selt. Abbiamo Canestrelli. Sì, ci serve. Il bar acquista Edson. Allora, caro Edson, Johnson ha. Io onestamente, Edson, me lo mando in prestito a far crescere. Perché comunque, dai. Infatti, volevo prenderlo per quello, ragazzi, onestamente. Per mandarlo via in prestito e poterlo fare crescere. Metto non specificato. Perché voglio vedere quanto mi offrono. Però. Giocatore importante, deve giocare tutte le partite. Assolutamente sì. Comunque per Marshall ci sono rimasto troppo male. Troppo.
veramente troppo male. Allora. Sì, però mi offrono troppo poco. Cioè, mi offrono praticamente 2300 euro. Ingaggio niente. Aspettiamo un po', eh. Vediamo se c'è qualcosa di più interessante. Allora, Lazetic. Io oggi metto Lazetic perché ultimamente Lazetic ci sta soddisfando. Portinovis. Oppure anche Schmidt. Ma è meglio Becca Becca o... Io metto Schmidt qua. Becca Becca... No, Martel e Aguilera. Johnson, Corrado. Sala. Oppure... Oppure Canestrelli, no, Sala. Dalla vita. E per il resto direi che la squadra c'è. Allora, affrontiamo il Cagliari. Che comunque sappiamo essere una bella squadra, ragazzi. Cioè... Ok, che stanno 14esimi, ma io non mi fiderei troppo, ecco, mettiamola così. Comunque, Cagliari-Bari, io penso che oggi, appena finirò di registrare, penserò a Marshall tutta la sera, la tristezza nel cuore. Però, cioè, se si parte così mi devo preoccupare, eh. Cioè, un minuto, è passato letteralmente un minuto. È questo che un po' mi fa... Vabbè, niente. Cioè, passa un minuto e già ci rischiamo. Aguilera. Fallaccio. Questo è rosso, eh. Spettacolo. Cagliari in 10. Potrebbe essere la nostra occasione per fare 3 punti. Siamo in 11 contro 10. Per favore. Vi scongiuro, veramente, vi scongiuro. Dobbiamo dominarla. Ora come ora. Dobbiamo dominarla. No, eh? Mi sa che... Vabbè. Quindi? Che si fa? Che si fa? Niente, eh? Ma perché la palla ce l'hanno sempre loro? Domanda, eh? Pure in 10. Sembra un po' eccessivo. Bravo, Selt. Però... Mamma mia, Brazao. Cosa ha preso? Ma cosa ha preso Brazao? Intervento veramente fondamentale del nostro portierone. Oh, ma c'è Michelino. C'è il buon Michelino Folorrucio. Quanti ricordi in quel di Bari per Michelino. Quanti ricordi. Niente, non. E comunque non si riesce a portare a casa neanche in 11 contro 10, eh. Amareggiato, siamo. Cioè, dai, siamo favoriti al momento. Visto quello che è successo. Un pareggio sarebbe poco, onestamente parlando. Sarebbe molto poco, a mio parere. Corbo su punizione. Corbo. Esterno della rete, la palla va fuori. Mannaggia tutto, mannaggia. Mannaggia tutto. Belotti? Ma che ci fa Belotti? Belotti al Cagliari, vabbè. Vabbè che qui avrà già 35. Boh. Ancora Corbo, ma non riesce... Cioè, sembra il replay di quella di prima, perché è uguale. Ancora Corbo, niente. Oggi... Mannaggia tutto, mannaggia. A Corbo, ma che hai deciso oggi? Con queste punizioni? Ma che hai deciso? Allora, intanto mi metto Selt, me lo cambio. Mettiamo Canestrelli. No, eh. Vabbè, è uguale, ho capito. Anche se preferisco aver Sala qua, perché è più d'attacco. Lazetic non mi ha sorpreso. Colombo. Johnson è stanco. Mettiamo Vasco Valls.
Vasco Valls può fare anche all'attacco, cambia poco. Cambia poco. Va bene, per il momento andiamo così. Comunque 0-0, veramente deludente, al momento molto deludente, mi aspettavo di più. Onestamente, con l'uomo in più mi aspettavo molto di più. E vabbè. Fa niente, fa niente. Che devo dire? Sala, non fate cavolate, vi scongiuro. 84esimo. Canestrelli. Ma perché? Ma perché Valls? Sto stop. Sto bruttissimo stop, Vasco. Ma perché? Non capisco. Ma io non capisco. Belotti apre tutto. E no, eh. No, 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 no. No, vi scongiuro, no. Non è possibile. Non è possibile. Corbo, procura il rigore. A me fa ridere. Cioè, fa ridere perché sennò metto a piagne, però. Vabbè. Ma io che devo fare? Ma io che devo fare? Ma io che devo fare? Ma perché? Ma che ho fatto di male? Ma che ho fatto di male? Su. 11 contro 10, 85esimo, rigore per il Cagliari sullo 0-0. Belotti ci percula, prende pure il palo, oltre a far gol. No, vabbè, cioè. Non si può, non si può, non si può, non si può, raga. Ma non si può, ma non si può. Ma sì, che mentalità molto offensiva. Per forza, per forza. Se perdiamo oggi è una roba disastrosa. Niente. Niente, si perde, si perde, si perde male, si perde male, si perde male, raga, dai. Ma che cavolo, arrabbiato. Ma per favore. Cioè, 11 contro 10. Rigore all'86esimo, manco un gol siamo riusciti a fare, manco un gol. Si fa dura. Si fa veramente complessa. Ma veramente complessa adesso. Ma non ho fatto cambio modulo. Ho rimesso quello di prima. Cioè, è stata una cosa molto veloce il cambio modulo. Selt mostra miglioramenti. Mi fa piacere per lui. Ma sì, ma farlo ambientare. Ma farlo ambientare. No, comunque sono veramente distrutto emotivamente. Ma mancano ancora 17 mesi. Per favore, Jacko Johnson squalificato. Molto bene, era quello che proprio volevamo. Ma scusate, a sto punto, visto che tutto è saltato, no? Tutto molto bello. Chi è questo qui? L'iraniano? Così? L'iraniano che convince? Però l'iraniano, però. Non è male, eh. Ma non è affatto male per niente. Ma quale trampolino, dai. Sì, però, figlio mio, t'accontenti? Capito che, però, pare un po' esagerato, amico mio. Niente, non. Accettato. Oh, raga, l'iraniano ha voglia. Molto forte, sembrerebbe. Io ci provo. Io ci provo. Poi vediamo se viene, ma secondo me no. Secondo me no. Ma l'ho già offerto Edson in prestito. L'ho già offerto. Cioè, non vorrei dirlo, ma. Verona offre un contratto per. Ho capito. Che devo fare? Vediamo chi accetterà. Tanto tra noi e Verona non è che ci sia molta differenza, eh. Siamo tutti lì. Allora.
Oggi è il momento. No, è stanco Edson. Allora mettiamo Vasco Valls. Come fa a essere stanco? Gioca anche in primavera. Possibile che sia stanco. Oggi Sangaré torna. Ah, Selt e Sala con Schmidt non vanno d'accordo? Nemmeno con Martel? Ma come è possibile? Faccio così? Non cambia nulla. Perché sta cosa? Con Becca Becca è ancora peggio. Che sta succedendo, raga? Se può sapere. Non mi convince. Con Corbo... peggio mi sento. Qual è il problema, raga? Vabbè, fate come volete. Io metto comunque Schmidt. E se metto Martel qua? Con Martel va benissimo, per dire. Incontrista mettiamo chi ci metto? Becca Becca. Mamma mia, raga. Ma è un casino fare la formazione con questi qua che sono tutti. Cioè, vabbè. Andiamo avanti lo stesso, col Verona dobbiamo vincere assolutamente. Non c'è cosa che tenga, perché veramente non ce la posso fare. Cioè, dai. Dai. Cioè, Verona è 19esimo. Noi siamo 17esimi. Con un pareggio. Io vi scongiuro con tutto me stesso. Riusciamo a fare un risultato? Uno che sia utile? Ecco, Martella ammonito, molto bene. Si parte subito alla grande, devo dire. Sempre molto belle queste cose. Sempre molto belle. Vabbè, dai. Sangaré. Deve un po' ritrovarsi, Che ultimamente lo vedo un po' spento, onestamente. Che poi ultimamente, quest'anno proprio, in generale. È quest'anno che non sta rendendo come... ci ha abituato l'anno scorso in Serie B, che ha fatto tanti di quei gol che lasciamo stare. Quest'anno invece è proprio il devasto. No vabbè ragazzi, no vabbè. Ma avete visto l'errore di Martel? Roba da chiamare, da fare un TSO, Cioè dai, porca miseria. Niente, non riusciamo veramente a fare nulla. Boh, io sono veramente senza parole. Sono veramente senza parole. Non riesco a capire dove sia il problema. Verona che ci sta veramente dominando in lungo e in largo. E noi siamo lì che, galleggiamo per fortuna. Non sappiamo neanche noi come probabilmente stiamo facendo, ma questo è un altro discorso. Comunque la vedo molto grigia, Onestamente, quest'anno la vedo veramente complessa. Vasco Valls. Cioè, se manco davanti alla porta riusciamo a segnare. Se manco davanti alla porta riusciamo a far gol, c'è qualche problema. C'è qualche problema. Allora, Corrado. Mettiamo Marco Sala. Martel è stanco, mi ci butto dentro. Salvatore Sala. Schmidt è devastato. Mettiamo nessuno. Che non c'è nessuno, onestamente parlando. Aranda non mi ha impressionato. Mettiamo Lorenzo Colombo. Cambiamo pure Sangaré per Lazetic. Anzi, facciamo così. Colombo davanti, Lazetic dietro. E basta. Sì, basta. Dai ragazzi, svegliamoci, perché qua veramente si rischia tanto, Se non si vince, si rischia veramente tantissimo. E non voglio rischiare. Ma perché Selt per Palumbo? Ma che gli fai i cambi? Un folle fa sti cambi. Ma metti i canestrelli, ma per favore. Capisco tutto, ma Palumbo per Selt
Mi pare un po' eccessivo, eh? Mi pare, poi non so. No, che... Ma cos'è? Ma basta, sti rigori, ma basta! Cosa ha fatto? Quindi per lì manco avevo realizzato, raga. No, non è possibile. No, ditemi che non è vero. Ma voi ditemi che non è vero. A me verrà un esaurimento oggi. Cioè, l'aveva pure intuita. No, vabbè, cioè, è già la seconda partita che perdiamo grazie a un rigore. Verso la parte finale. Stavolta proprio parte finalissima della partita. Cioè, due rigori in due partite contro. È dura, è molto dura. Cioè. Oh, comunque, ragazzi, cioè, vabbè, è tutto, eh. Però, ma quali critiche? Ma quali tattiche? Se i giocatori fanno fallo all'85esimo, al 91esimo, procurano dei rigori, ma io che ci posso fa'? Ma scusate, ma quali critiche? Aranda promette un gol, Sangaré promette un gol, ma vaffanbagno voi. Voi e il vostro gol promesso mai arrivato. Prometti, prometti, ma qua mi sa che non arriva nulla, io non vorrei dire, ma... Vabbè. Oh, bilancio complessivo molto positivo. E grazie a... Ho venduto un giocatore top di classe, cioè... Mancherebbe. Prendi parte, va. Barba, sarebbe un acquisto superbo per il futuro. Eh no, perché non ci serve. Semplicemente. Rifiuta sta cosa qua, per favore. Sormani. Ma Sormani, perché non si rinnova? Scusatemi, eh. Ma rinnoviamolo. Ma perché dovrei perderlo? Sarei un folle. Dai. Ma ci arriva sto tizio o fa finta? Vabbè. A parte che stavo pensando, ma gli allenamenti, no? Forse sarebbe ora di proporre un po' di attacco, perché qua non stiamo facendo gol. Ha accettato? Fermi tutti che ha accettato. Vieni, vieni! Sormani affida. Pure Jim qua. Questo è forte, oh. Ma se volessi comprarlo ora. Vabbè, sì, 7 milioni e mezzo. Manco per sbaglio te li do. Jim, non c'ho i soldi. Mi sarebbe servito forse. Speriamo che rimanga Sormani. Al massimo me lo vendo. Me lo vendo. Cioè, a zero mi scoccia. Marco Sala in prestito? No, perché dovrei? Perché dovrei? Non sto capendo perché dovrei. Dovrei, insomma, andarlo in prestito. Vabbè. Allora. Tutte ste domande. Fini a se stesse, alla fin dei conti. Ma Marco Sala non si muove. Ma Marco Sala non si muove. Perché vuole andare via Corbo? Ma perché Corbo è in scadenza? 30.06.2028. E mo'? Siamo al 2027, febbraio. E ne hai ancora da mangiare di pasta asciutta qua a Bari. Io non ti vendo, poi fai mo te. Gnabry, ma beati loro. Ma beati loro che hanno Gnabry. Oh, calciomercato chiuso, costo ingaggi
siamo anche gli ultimi come ingaggi, ragazzi. C'è anche da dire questa cosa. Cioè, va bene tutto che purtroppo è andando un po' complesso, però abbiamo il monte ingaggi più basso della Serie A. Cioè, io non vorrei dire, però. Però questo fa capire tante cose. È abbastanza indicativo. A parte che due giocatori li ho comprati per il prossimo anno, Quindi che stai a dire che non è assolutamente vero. Pasquali, non sta crescendo Pasquali. Venuti, poco. Sormani non sta crescendo, è infortunato. Guglielme non sta crescendo. Mele sta crescendo. Basso, poco. Luca, poco. E Oliva, poco. Dembasek non abbiamo i soldi. Non abbiamo i soldi. Ah, c'è Milan Udinese. Quindi potrebbero arrivare stanchi. Pure. Mi sa che pure i supplementari sono andati. Magari arrivano stanchi veramente alla partita. Allora, avversario. Mi è arrivato. Un attimo, Che mi è arrivato un po' rapporto dell'osservatore sull'Udinese. Punti deboli. Punti deboli, sì, però. La squadra è carente nel colpo di testa. Crespi potrebbe aiutare. Crespi potrebbe aiutare. Crespi dove starebbe meglio? Ma perché Crespi è quasi più forte di Aranda? Mettiamolo Crespi oggi. Magari ci aiuta. Chi lo sa. Martel bocciato. Martel qui bocciatissimo. Rimettiamo piuttosto il buon Simic consigliato. Proviamolo, proviamolo. Andiamo contro un Udinese che dovrebbe essere stanca, teoricamente. Però staremo a vedere. Cosa può succedere? Io mi auguro che non ci sia un altro rigore al 90esimo, perché 3 su 3 sarebbe veramente un record, penso. Beh, dai, la partenza è buona, no? Dimmi che è fuori gioco. Dimmi che è fuori gioco, ti scongiuro. Niente, oggi comunque mai una gioia, Ma oggi veramente mai una gioia, ma ragazzi. Fortuna che erano scarsi nei colpi di testa. Fortuna, vero? Non è vero che sono scarsi nei colpi di testa? Dai, va là, ma che cazzo, dai. È dura, è dura. È impossibile. Corbo. Crespi. Oh, buona apertura. Pasco. Cross telecomandato. Però. Ma santo cielo benedetto! Ma io che devo fa? Ma io che devo fa? Ma scusate, ma questi non erano scarsi nei colpi di testa? Mo' con tutto il bene. Mi sa che mi hanno perculato perché. Palese, cioè. È palese, è palese. Mannaggia. Va bene, cioè va bene, no, non va bene, non va bene, non va, assolutamente no. Cosa devo dire? Schmidt è frustrato? Bella per te. Pensa a me come sono messo. Se te sei frustrato, pensa a me. Dai, va là, frustrato. È cognome quello. Non succede nulla. Proprio il vuoto cosmico. Senti. Allora, cosa possiamo fare? Lazetic. Comunque sto Crespi. Potrebbe, ma qua. Sto Ciucalan, va per favore, proviamolo. Aranda per Crespi, che tanto qua Crespi mi sa che era una perculata, Questo vago sospetto. Il Cortinovis nazionale. Il Cortinovis. E basta, direi che. Sì, basta così.
Il Cortinovis sarà lui l'uomo della provvidenza? Chi lo sa? Metti Sala su, metti Sala. Così sei contento. Ce l'avrà Fantacalcio. Probabilmente il nostro secondo. Riusciamo a fare noi stavolta un colpo all'85esimo? Lancio. Non è che ho detto passaggi corti, eh. Fortuna, veramente. Hanno preso la lettera i miei consigli, giocatori. Devo dire che sono molto soddisfatto di questa cosa. Bravo Sala. Cortinovis. Apertura per Simic. Simic. Hai capito Simic che lancio? Lazetic. Aranda. Aranda, non ci credo. Aranda, Oscar. Il gol è arrivato. Il gol del miracolo. Di testa Aranda. Vabbè, vabbè. Ma il lancio di Simic? Ma il lancio di Simic? Ne vogliamo parlare? Ragazzi, un gol è arrivato. Da quant'è che non facevamo un gol? Oh, ma da quant'è che non facevamo un gol? Dal 15-18, tipo. Una roba del genere. Vabbè, raga. Posso di essere contento? Bravi, ottima reazione. I cambi hanno portato bene. E usciamo clamorosamente dalla zona della retrocessione, eh? Anche se il Torino deve ancora giocare, quindi non parlerei. Simic, ottimo debutto. Mi è davvero piaciuto Simic. Devo dire che mi è davvero piaciuto un sacco. Torino? Quanto fa? Torino non gioca? Non gli va? Ha detto io mi ritiro. Dove gioca il Torino? Dove gioca? Dove gioca? Quando gioca? È la domanda più importante. Torino non ha ancora giocato? Non ha ancora giocato, vabbè. No, Celta ha raggiunto il limite di ammonizioni. Zirze. Lazetic non sta andando male in realtà, Inter Torino, beh, penso che non. Inter, dai, non puoi dar punti al Torino, ti prego. Non puoi dar punti al Torino. Inter, fai la serie. 1-0, Oh, siamo usciti dalla zona retrocessione. Non ci si crede. Non ci si crede. Veramente non ci si crede. È incredibile quello che è successo. Dai, ragazzi, forse. Giacomo Faticanti. È Nakai ora? No, ancora no, eh. A parte che mi sa che ho finito anche i soldi a questo punto, però... Tanto Nakai non arriverà mai. Non arriverà mai. Se arriverà, arriverà proprio quest'estate, che ormai non ha nessuna squadra che lo vuole. Allora dice, vabbè, vengo al Bari. Faccio una scelta di cuore. Sassuolo Torino? No, vabbè, ma il Torino che vince 4-0? 4-1, scusate. Ma dai, ma per favore, ma per favore. Ma cosa? Cioè, ma cosa c'entra ora? Ma cosa c'entra? Sassuolo infame. Ecco, Randa infortunato. L'unico che segna, infortunato. Bene. Poi l'unico, ha fatto un gol. 4-0? La Roma? 4-0 il Milan? Vabbè. Va bene. Capradossi vuole di più da Sangaré, ma mica solo Capradossi. Vorrei anch'io di più da Sangaré. Allora, io direi di chiudere qua intanto, ragazzi. Allora, episodio in realtà non così brutto, perché se ci pensiamo, due sconfitte sono arrivate negli ultimi minuti. Ok, due rigori, vabbè, sfiga. E un pareggio comunque contro un Udinese che non è che sia scarsa, sta comunque... ottava in classifica, quindi insomma sicuramente ha più qualità che noi, ecco. Allora, la prossima volta abbiamo Spezia, che con 3 punti potremmo arrivare al Torino e anche al Monza. C'è Lazio, che sta 14esima, Fiorentina, sì vabbè, Milan, che abbiamo fermato l'andata, e poi c'è il Torino, ragazzi. Adesso non so quante ne faremo, però c'è il Torino in casa.
quella sarà molto importante. Oltre che lo Spezia e anche la Lazio, però più lo Spezia. Spezia e Torino sono partite molto importanti in cui dovremmo fare 6 punti per avere una speranza. E niente, io direi che per oggi è tutto, vi ringrazio molto e ci becchiamo a questo punto al prossimo episodio. Ciao!